lunga le gambe. Sì. Grazie.
Grazie.
Allora, se la direttrice mi dà l'ok, anche Roberta non c'è più. Ma mi sentite bene? Io mi sento lontanissimo. Anche voi mi sentite? Questo. Si sente in maniera strana. Mi senti? Già meglio. Già meglio. Questo. C'è qualcosa che. Ci siamo? Dovevamo fare un check prima di cominciare. Mi fischia? Devo abbassare il microfono? No, questo me lo tengo vicino. Meglio, meglio. Allora, buonasera a tutti. Benvenuti, sempre numerosi, mi fa piacere. E benvenuti alla libreria IBS, benvenuti a questa presentazione. Una presentazione, insomma, finalmente si dà voce a qualcosa che non solitamente si tace. Chiesa e pedofilia, il caso italiano. Il libro è stato scritto da Federico Tulli, non è il primo che scrive sul tema. Questo si rivolge all'Italia, guarda nello specifico la nostra penisola. Insieme a lui, Federico è l'autore, insieme a lui abbiamo anche altri relatori che faranno la loro parte in questa serata. E abbiamo a fianco a me Maria Gabriella Gatti, neonatologa e psicoterapeuta dell'Università di Siena, autrice anche della prefazione del libro. Poi abbiamo Elisabetta Amalfitano, docente di filosofia, e ultimo ma non ultimo, Francesco Dall'Oglio, che è il nostro magistrato e ci illustrerà insomma, i casi, come vengono trattati dalla legge. Intanto facciamo un applauso ai presenti, oppure volete stare in silenzio? Capisco che il tema, insomma, non è dei più leggeri, però insomma, cerchiamo un attimo. Allora, io prima di fare questo, ci tengo innanzitutto a dire, queste telecamere servono per uno streaming. Siamo in streaming grazie all'Associazione Culturale Amore e Psiche, quindi stiamo andando in diretta streaming. Quindi non imbarazzatevi, dopo per le domande non preoccupatevi. Non c'è imbarazzo. Io però, prima di cominciare e inquadrare un po' il tema, vorrei ringraziare anche, questa è la prima volta che lo faccio, ma lo faccio con piacere, ringraziare la casa editrice, l'Asino d'Oro, perché io credo che in questo momento storico in cui c'è del silenzio attorno ad alcuni argomenti, a me capita spesso di presentare i libri dell'Asino d'Oro, vengo invitato e con piacere partecipo. Ci sia un coraggio diverso di questo editore nel raccontare le cose. Questo è uno dei casi. Chiesa e pedofilia probabilmente non è stato facile trattare l'argomento, non è un argomento facile da trattare, però c'è ancora qualcuno, ringraziando il cielo, che vuole parlare di queste cose e fare uscire la verità. Ringraziando il cielo è una frase detta, lo sapete bene. Insomma, c'è qualcuno che ne vuole parlare, quindi io penso che un applauso vada anche alla casa editrice, l'Asino d'Oro, che ci permette di conoscere questi argomenti. Allora, il tema non è facile, non è facile perché insomma parliamo di bambini, parliamo di cose che si sanno ma che vengono immediatamente messe a tacere. Questa è colpa della nostra stampa, probabilmente, colpa dell'informazione che non ci passa, ed è colpa di un sistema che mette a tacere alcuni casi, un sistema che vuole sotterrare, un po' come si dice anche nella prefazione, è una polvere, è un qualcosa di lercio che viene nascosto sotto il tappeto. E poi la memoria di chi segue le informazioni. Naturalmente perde un po' l'attenzione e quindi queste cose non si dimenticano in toto, però passano poi sottovoce e questo non va bene.
Chiesa e pedofilia tira fuori quello che è stato un caso di poco tempo fa, un caso tirato fuori dall'ONU, naturalmente, che si rivolge alla Chiesa e chiede di cambiare i canoni con cui giudica i propri adepti, non so. Comunque, i propri vescovi, coloro che si sono resi colpevoli di infamia, perché questa è un po' la parola giusta, cercando di dire cambiate il vostro statuto. Non è possibile che si giudichino le persone sulla morale e questo crimine non sia un crimine sulla persona. Questo è un po' in parole povere, ma poi i presenti ve lo diranno e vi spiegheranno meglio quello che insomma significa questo cambiamento e la richiesta dell'ONU, a cui fa parte poi tra l'altro lo Stato Vaticano, quindi insomma un qualcosa di marcato, un qualcosa di internazionale che va proprio a colpire quello che questo Stato non fa. Ed è un avvenimento recentissimo, del 5 febbraio del 2014, ed è un avvenimento che ora chiedo a Federico un po', che cosa è successo il 5 febbraio del 2014? L'ONU che cosa ha detto? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui così numerosi. Cominciamo dalla fine, nel senso che appunto nella terza parte del libro, d'accordo con la casa editrice, appunto abbiamo deciso di fare una cosa che fino a quel momento che non ha fatto nessuno poi fino adesso, cioè tradurre questi documenti sono le osservazioni conclusive della Commissione ONU per i diritti dell'infanzia, che tra luglio dell'anno scorso appunto e febbraio di quest'anno ha sottoposto sotto una sorta di processo la Santa Sede per quanto riguarda appunto il rispetto di questa convenzione. E nella convenzione c'è un intero capitolo dedicato alla questione della pedofilia. In Italia praticamente non se ne è parlato, è una notizia che è durata poche ore. Però in sintesi nelle osservazioni conclusive dell'ONU nei confronti della Santa Sede viene detto esattamente quello che dicevi tu, e cioè che finché la Chiesa Cattolica continuerà a considerare l'abuso contro un bambino, la violenza pedofila contro un minore, un delitto contro la morale, cioè un'offesa a Dio, di sicuro tutto quello che loro dicono di aver fatto fino adesso per risolvere il problema saranno solamente parole e nulla di concreto. L'ONU dice molto di più, il documento che abbiamo messo sul libro è, alla fine è lungo circa 70 pagine e ci sono veramente tante accuse, tutte documentate, molto precise, su quello che la Chiesa non ha fatto negli ultimi 20 anni. Io inizio il capitolo riportando proprio una frase che secondo me è molto, molto significativa, cioè questo comitato dice che la Chiesa, oltre a non aver attuato provvedimenti concreti per risolvere la questione che invece dicono di voler affrontare seriamente, di risolvere, eccetera, eccetera, ha attuato politiche e comportamenti che in questi 20 anni hanno messo ancora di più a rischio i diritti e l'incolumità dei bambini che frequentano le istituzioni cattoliche, quindi le chiese, gli oratori, le parrocchie, eccetera, eccetera. Questo ci tenevo a iniziare, diciamo così, dalla fine, perché poi in realtà tutto il resto del libro è quasi completamente focalizzato ovviamente sulla questione italiana, che però in certo senso si interseca anche con queste accuse dell'ONU, perché sappiamo tutti che qui da noi da circa un anno, da un poco più di un anno, da quando Jorge Maria Bergoglio è diventato Papa Francesco, c'è una standing ovation trasversale nei suoi confronti. Ebbene, queste accuse dell'ONU, questo documento lo chiama direttamente in causa, perché se c'è qualcuno che può e deve modificare le norme, diciamo capovolgere quest'idea, al momento non è che lui, ma al momento appunto non ha fatto nulla.
Io leggerei proprio queste cinque righe iniziali del capitolo per poi passare la parola a Maria Gabriella Gatti. La Commissione è fortemente preoccupata perché la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei crimini commessi, né ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale e per proteggere i bambini, e perché ha adottato politiche e normative che hanno favorito la prosecuzione degli abusi e l'impunità dei responsabili. Ecco, questo forse bisognerebbe urlarlo più che leggerlo. È un qualcosa su cui bisogna riflettere, se qualcuno ha accusato la Santa Sede di questo. Pensateci, nel frattempo pensateci. E io intanto do la parola a chi ha scritto la prefazione a questo libro, cercando di dare dei connotati, di trovare storicamente, ma non solo, un percorso a queste pagine per arrivare poi ai giorni nostri, cercando di inquadrare quella che è qual è stato il rapporto tra Chiesa e pedofilia, e di inquadrare soprattutto il discorso della pedofilia, dell'abuso sui bambini. Quindi anche l'interpretazione della pedofilia nella Chiesa, cioè capire e comprendere il perché. Naturalmente questo libro è estremamente coraggioso, questo libro di Federico, che è il secondo che lui dedica al tema della pedofilia, ed assume un particolare significato in questo contesto culturale e politico. La cultura attuale e potenti congreghe ecclesiastiche tendono a nascondere questa verità che Federico porta inesorabilmente all'attenzione di tutti. La Chiesa Cattolica ha preteso che i suoi ministri venissero trattati in maniera diversa e che, diciamo anche in modo speciale, anche quando si sono macchiati di crimini abominevoli, eseguiti con una serialità che rimanda a personalità pericolose, mostruose e a vere forme di malattia mentale. Dobbiamo chiederci perché il Vaticano ha agito e agisce in totale disprezzo dell'infanzia, difendendo e occultando i misfatti di coloro che la violano, e qual è il nucleo dottrinario e ideologico che è fondamento della pedofilia dei preti. L'opinione pubblica mondiale, ma non quella italiana, sembra aver aperto gli occhi sul problema della pedofilia nella Chiesa ed ha modificato rispetto al passato il proprio sentimento nei confronti dei bambini. La storia dell'infanzia è un incubo dal quale solo ora ci stiamo svegliando. Così si esprime Lloyd DeMaus, lo storico Lloyd DeMaus, che era convinto che più indietro noi andiamo nel tempo e più troviamo bambini uccisi, abbandonati e violentati. Studi antropologici di Marvin Harris sembrerebbero avvalorare la tesi di DeMaus. Queste testimonianze però non depongono per un'originaria natura perversa e violenta degli esseri umani, come sembra suggerire Darwin e poi affermerà Freud. Infatti, manufatti artistici e opere parietali nelle grotte di Chauvet, di Altamira in Spagna e in plein air nel Portogallo a Foscoa sono diciamo prove inconfutabili della presenza di un pensiero irrazionale all'albori della nostra civiltà. E tale presenza, questa presenza artistica, sta a dimostrare che il rapporto madre-bambino doveva essere anche molto profondo ed affettivo. Nei miti greci, l'eroe, a partire dalla nascita, era minacciato di morte e di abbandono da parte del padre, che il padre non accettava l'identità irrazionale del bambino, avendo annullato prima la donna. Edipo riesce a sfuggire alla morte, ma diventa come il padre. Nel periodo della classicità greca, nella Paideia filosofica, l'abuso sessuale era la norma da parte di pedagoghi e maestri. Nel monoteismo ebraico il figlicidio è un atto fondante, come nel caso dell'ingiunzione di Dio che ordinò ad Abramo di uccidere il suo figlio Isacco. Lo stesso Abramo abbandonò
un altro figlio avuto da un'altra donna nel deserto. Il sacrificio del figlio corrispondeva all'uccisione della propria realtà interna, affettiva, per sottomettersi ad una dimensione astratta e trascendente. Nell'antichità, per gli ebrei, la sodomia nei confronti del bambino era punita con la morte, mentre per un bambino al di sopra dei 9 anni, mentre per un bambino al di sotto dei 9 anni non era considerato neanche reato. Nell'era imperiale romana, la prima età della vita era una terra desolata, soggetta a qualunque angheria. Alcuni bambini, denominati voluptates, erano castrati nella culla e poi indirizzati al bordello. Aristotele era stato antisegnano di una concezione etico-negativa del bambino. A lui si rifarà poi Sant'Agostino e la scolastica. Per lo storico Lucen Aries, il sentimento dell'infanzia, cioè la coscienza di particolari caratteristiche infantili, si è affermato lentamente nella storia e noi lo possiamo ricostruire attraverso tappe che possiamo rivedere nell'iconografia, dal Rinascimento alla pedagogia di Rousseau. Fino alla rivoluzione demografica del XIX secolo, che segna il sorgere di una nuova struttura familiare e di un nuovo rapporto fra genitori e figli. Ma leggendo le cronache dei giornali sembra che questo passato cruento sia attuale, se pensiamo che in un paese come l'America la percentuale dei pedofili tra i preti è viventi 200 volte maggiore che nella popolazione normale. L'arcivescovo Tomasi afferma che su 51.000 prelati in Italia la percentuale dei pedofili è da 500 a 1.700, e ciò avviene all'interno di un'istituzione che almeno a parole difende la vita e dovrebbe promuovere il rispetto dei più deboli. Bisogna tener conto del fatto che da noi l'infanzia è troppo poco tutelata rispetto agli altri paesi e sembra che le istituzioni preferiscono non affrontare il problema piuttosto che scontentare la Chiesa Cattolica. Nel suo libro I papi e il sesso, Eric Frattini documenta 17 papi pedofili, a partire da San Damasio nel IV secolo fino a Giulio III, che muore nel 1555. Ma più che impegnarsi in questi processi retroattivi, vale la pena comprendere quale sia il pensiero che sottostà al crimine della pedofilia. La violenza contro bambini, un tempo normale in alcune culture, oggi è considerata un fenomeno psicopatologico e criminale. Esso si manifesta con particolare frequenza all'interno di un'ideologia che esalta il controllo razionale e il comportamento razionale del comportamento a scapito dell'affettività. Il teologo Hans Ung ha sostenuto che un fattore predisponente alla pedofilia è il celibato ecclesiastico. Il celibato si è imposto come materia vincolante di fede col Concilio di Trento, che termina nel 1563. Il concilio si svolse sotto il pontificato di Paolo IV che si distinse per la lotta contro la libertà sessuale e contro l'omosessualità. I sacerdoti e le suore colpevoli erano considerati eretici, ma raramente venivano puniti. Anzi, la stessa Inquisizione stabilì che se un religioso violentava una donna che era svenuta durante la confessione, il rapporto non era avvenuto perché non era stato sollecitato a farlo. A Paolo IV successe Pio IV, che confermava il celibato sacerdotale in quanto garantiva la lealtà del clero alla Chiesa e ne salvaguardava la ricchezza. Si ribadiva che la verginità e il celibato sono superiori al matrimonio, in quanto condizione ideale per tendere alla perfezione.
Nel periodo della Controriforma viene proposta con rinnovato vigore la predicazione dei padri della Chiesa e quindi di Sant'Agostino. Sant'Agostino aveva demonizzato la figura della donna, di Eva e quindi della donna, come personificazione del peccato e della concupiscenza. Nello stesso tempo veniva proposto il culto di Maria, ideale di donna desessualizzata e disincarnata. Quanto alle giustificazioni teologiche del celibato dei preti, è chiaro il riferimento all'eros platonico. Il celibato e la verginità come ideali di vita imporrebbero una sorta di sublimazione, per cui le energie della sessualità verrebbero deviate dal loro scopo, cioè dal rapporto uomo-donna, per essere indirizzati a fini di elevazione spirituale e quindi verso il trascendente. Va chiarito che l'eros platonico era sempre in lotta contro il sentimento di un vuoto incolmabile. Il rischio sarebbe stato che, assecondando le passioni dell'anima e i piaceri sensuali, noi ci trasformiamo in bestie e quindi andiamo verso un degrado. Il desiderio ci farebbe sporgere sull'abisso del nulla, in un movimento senza fine di riempimento e di scarica. Per guarire dal desiderio, che poi non è desiderio ma bramosia cieca, e annullare il desiderio stesso. Quindi, in conclusione, la sublimazione e la è desessualizzazione e il suo ideale è l'anaffettività. La pedofilia è l'esito estremo di un processo di annullamento della sessualità, del rapporto uomo-donna, potenziato da strategie educative, e so tende a creare una desertificazione affettiva. Il pedofilo è un grave malato mentale, nonostante ciò che afferma la psichiatria americana con il DSM-5, manuale diagnostico e statistico. Nel comportamento del pedofilo, se la pulsione omicida compulsiva e ripetitiva rappresenta l'aspetto psicopatologico, il controllo razionale gli conferisce una qualità criminale. Infatti, il controllo razionale consente fino a un certo punto di evitare le conseguenze penali e di utilizzare strategie sofisticate per avvicinare le vittime. Il bambino rappresenta quella vitalità e quell'identità che il pedofilo ha perduto. E possiamo definire l'abuso sessuale su un minore un omicidio psichico. Non ha nulla di sessuale, è un'azione, anzi meglio una pulsione, se vogliamo utilizzare un termine psichiatrico, che va contro l'identità e la potenzialità psichica ed evolutiva del bambino. Tradito da una figura importante, il bambino può andare in uno stato dissociativo, può andare incontro a uno stato dissociativo, a una depressione reattiva e assensi di colpa che minano la sua identità. Le istituzioni ecclesiastiche non solo non sono state in grado di prevenire la pedofilia fra i suoi ministri, ma addirittura l'ha derubricato a delitto contro la fede, a cui parteciperebbero anche le stesse vittime. La Chiesa, nel fare questa affermazione come metodologia, usa lo stesso pensiero del pedofilo: annulla l'identità della persona. Nel caso della pedofilia è difficile capire come un fanciullo possa essere complice di una violenza che subisce, salvo non ipotizzare come Freud che bambini nascono polimorfi perversi, o come Foucault o Bandit che il bambino stesso è l'istigatore, se non il sollecitatore nei confronti dell'adulto. Infatti, il documento Crimen Sollicitationis, approvato da Paolo Giovanni XXIII nel 1962, stabiliva che i crimini sessuali dei preti fossero giudicati solo da tribunali ecclesiastici. Fu mantenuto in vigore dal cardinale Ratzinger nel suo De Delictis Gravioribus del 2001. Quando era a capo della Congregazione della Fede. Quest'ultimo documento proibisce, pena la scomunica, la denuncia da parte delle vittime e contiene
anche l'addizione delitto di chierico con minore, per cui il delitto di sollecitazione viene fatto non contro il minore ma con la sua complicità. Ciò che colpisce è la fatuità, la superficialità con cui questa questione è stata affrontata dalle autorità ecclesiastiche. Ora cerchiamo di vedere la pedofilia attraverso la lente deformante del sacro. Che cos'è il sacro? Il sacro si è costituito come totale alienazione ed estraneazione da sé di ciò che è invece specifico della realtà umana, cioè il pensiero irrazionale. Rudolf Otto, secondo lui, la dimensione sacrale è l'irrazionale nell'idea del divino, oltre la logica e la ragione. Il sacro si costituisce come l'esperienza di un'alterità radicale, il famoso Anders, il fascinans, il tremendum che abbaglia la mente e determina una reazione di terrore. Nel tentativo di rapportarsi al sacro, il prete corre il rischio di perdere la sua identità e annullare la propria dimensione umana e affettiva. Egli è facile preda dello smarrimento e del terrore, che si traducono in condotte paradossali e perverse. Bisogna ricordare quanto scriveva Ernesto De Martino: nel momento in cui si costituisce l'esperienza del sacro, si rischia di non esserci, di perdere cioè l'identità e di cadere in forme perdute della presenza. In questo contesto la pedofilia è la conseguenza psicopatologica della crisi della presenza, vale a dire la crisi di identità nel rapporto con il sacro, che non riesce a risolversi con la tecnica del rito. Infatti il compito del rito è quello di fornire una configurazione simbolica ai contenuti psichici alienati. Il risultato è una ripetitività incontrollata di impulsi in cui si manifesta l'aspetto violento e terrificante del sacro, che viene direttamente agita contro i soggetti inermi. Il Concilio di Trento, confermando la supremazia del celibato e della verginità come ideali cristiani, cercò con esiti più che discutibili di ripristinare l'ascetismo delle origini e accentuò il carattere maschile dell'istituzione chiesa, rendendo, se possibile, ancora più distante e astratta l'immagine femminile. Oggi la pedofilia nella chiesa viene denunciata dall'opinione pubblica e dai media, perché è cambiato quello che Lucien Arè ha chiamato il sentimento dell'infanzia, cioè la consapevolezza dei diritti e delle prerogative sia psicologiche che fisiche di quest'età della vita. Come prima accennato Federico, le cose sono cambiate e questo ed è testimonianza a questo avvenimento, cioè che l'ONU ha denunciato il Vaticano. Ora è importante sottolineare quella che è, diciamo, la risposta del Vaticano nei confronti di questa denuncia dell'ONU. Egli afferma che poi questa denuncia è stata fatta, cioè la risposta è stata fatta da Lombardi, da Federico Lombardi, che è il direttore dell'ufficio stampa Vaticano. Egli afferma che il rapporto dell'ONU ha limiti gravi per la non comprensione della natura specifica della Santa Sede. L'atto di accusa sarebbe dettato da pregiudizi ideologici come quelli esistenti nei confronti dell'aborto e della contraccezione e non ha riscontro su fatti oggettivi. Ora bisogna pensare, bisogna riflettere, com'è possibile che aborto, contraccezione e violenza su minori possa essere messo sullo stesso grado, sullo stesso pari. E si coglie proprio la dissociazione del pensiero, che chiaramente porta ad una confusione grossissima, come se l'embrione può essere equiparato a un bambino. Anzi, diciamo che c'è più rispetto nei confronti dell'embrione che non nei confronti, c'è più tutela dell'embrione che non, per un aborto si può avere la scomunica, mentre per una violenza su un bambino non c'è assolutamente niente.
Grazie Maria Gabriella per questo percorso storico e per averci fatto capire un po' qual è la situazione nella storia ed oggi un po' della Chiesa nei confronti di questi crimini. Io adesso passerei la parola a Elisabetta Malfitano, che invece ci spiegherà il punto di vista filosofico della questione. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Allora, partirei da un piccolo pezzetto scritto da Maria Gabriella Gatti sul testo di Federico Tulli. Maria Gabriella Gatti scrive, dice: il problema, spiega la psicoterapeuta e neonatologa Maria Gabriella Gatti, è che nel cattolicesimo è sempre mancato il rapporto uomo-donna e con esso si è sempre annullato il discorso della nascita umana, perché il bambino per la Chiesa non ha identità, l'identità gliela dà il battesimo. E appunto la bellissima e splendida relazione ci ha evidenziato l'assoluta, appunto, assenza di identità del bambino da parte del pensiero cattolico. Leggendo questo, subito la domanda è: ma allora la filosofia, il pensiero razionale, che cosa dice a proposito della donna e del bambino? È purtroppo la stessa identica cosa, nel senso che se il pensiero cattolico afferma che l'identità al bambino viene data dal battesimo, la filosofia dice che l'identità al bambino la dà la ragione. Tant'è vero che appunto nella filosofia greca il bambino è considerato un uomo mancante, mentre la donna un uomo mancato, che vuol dire che per la donna non ci sono speranze e per l'uomo invece ci sono speranze a partire dai 7 anni, cioè da quando ha l'uso della ragione e il linguaggio verbale. Non a caso, e qui Gabriella magari poi mi sosterrà in questo, sia il pensiero razionale che il pensiero cattolico non affermano un salto nella nascita, cioè c'è una continuità tra feto e bambino, no? Quindi non viene annullato completamente il momento della nascita. E allora, in questo senso, che cosa il dramma culturale, perché appunto il problema è perché non si parla di una problematica, di un crimine così terrificante nella nostra cultura? Perché probabilmente la nostra cultura ha delle responsabilità enormi in questo senso. E anche per quanto mi riguarda, io che insegno filosofia al liceo, insegno che Socrate, Platone e Aristotele sono i 3 grandi della nostra cultura occidentale. E però appunto la cosa da smascherare, il virus da smascherare, è questo: che questi 3 grandi della filosofia occidentale annullano completamente l'uomo e al tempo stesso sì, la donna e il bambino. Soltanto l'essere umano adulto, bianco, irrazionale è un essere umano, gli altri sono assolutamente animali. E allora vorrei oggi farvi provare con mano che cosa alcuni di questi grandissimi pensatori dicono a proposito della donna, del bambino e della sessualità. E quindi parto con leggervi alcuni passi dal Simposio di Platone. Per darvi un'idea di non solo della violenza che c'è nella razionalità, ma anche della profonda stupidità, e forse le due cose non vanno separate. Allora, Platone vuole spiegare come sono nati l'uomo e la donna e perché l'uomo e la donna si cercano fra di loro, appunto, no? Come si dice, la dolce metà, si cerca la dolce metà. E quali sono fra questi amori, quindi fra l'uomo e la donna, fra l'uomo e l'uomo, fra la donna e donna, qual è l'amore migliore, qual è l'amore che appunto, secondo l'ottica della Paideia, che avete prima citato, è quello che più sublima l'uomo verso il mondo delle idee. Scrive Platone: in antico la nostra natura non era la stessa di ora, bensì era diversa. In principio i sessi degli esseri umani erano 3, non 2 come adesso, maschile e femminile, ma in più ce n'era un terzo che partecipava del maschile e del femminile. Ora è scomparso, anche se ne resta il nome.
In quel tempo, infatti, c'era il sesso androgino, che condivideva la forma e il nome di entrambi, il maschile e il femminile, ma ora non ne resta appunto che il nome, usato in senso dispregiativo. In secondo luogo, la figura di ciascuna persona era tutta rotonda, col dorso e i fianchi formanti un cerchio, e aveva quattro mani e altrettante gambe, e sopra il collo tondo due facce simili in tutto, e su ambedue le facce, che erano orientate in direzione opposta, una sola testa e quattro orecchie, due membri e tutti gli altri particolari quali si possono immaginare da queste indicazioni, e camminavano in posizione retta come ora e in qualunque direzione, ma quando si mettevano a correre si slanciavano in tondo reggendosi sulle otto membra come i saltimbanchi quando danzano in cerchio facendo la ruota con le gambe levate in su. E i sessi erano tre, in quanto il maschio ebbe origine dal sole, la femmina dalla terra e il terzo sesso, che aveva elementi in comune con gli altri due, dalla luna, che partecipa appunto della natura del sole e della terra. Ed essi erano tondi, e tondo era il modo di procedere per somiglianza coi loro progenitori. Così erano terribili per forza e per vigore, avevano ambizioni superbe e attaccarono gli dèi. E come dice Omero, a proposito di Oto e di Fialte, si tramanda che tentarono di scalare il cielo per assalire gli dèi. E qui Zeus si arrabbia contro questi uomini palla che si ribellano agli dèi e quindi dice: finalmente Zeus ebbe un'idea e disse: credo di aver trovato il modo perché gli uomini possano continuare ad esistere rinunciando però, una volta diventati più deboli, alle loro insolenze. Adesso li taglierò in due, uno per uno, e così si indeboliranno e nel contempo, raddoppiando il loro numero, diventeranno più utili a noi e cammineranno eretti su due gambe. Se vedrò che continuano a imperversare e non intendono stare tranquilli, allora li taglierò nuovamente in due, di modo che debbano muoversi saltando su una gamba sola. Detto questo, cominciò a tagliare gli uomini in due, come si fa per le sorbe, prima di metterle sotto sale, o quando si tagliano le uova col capello, e via via che li tagliava in due, dava d'ordine ad Apollo di girare la faccia e la metà del collo dalla parte del taglio, di modo che ogni uomo, osservando il taglio operato su di sé, diventasse più continente. Poi ordinò che li medicasse. E Apollo girò loro la faccia e, tirando da ogni parte la pelle verso quello che ora si chiama ventre, come si fa con le borse strette da un nodo, vi praticò una sola bocca, annodandola nel mezzo del ventre, ovviamente l'ombelico, no? Quello che ora si chiama l'ombelico. E le altre rughe le spianò e diede forma al petto, facendo ricorso a uno strumento simile a quello che usano i calzolai quando spianando sul piede di legno le grinze delle pelli, ma ne lasciò qualcuna sul ventre a ricordo dell'antico evento. E quindi questi uomini palla, che sono spaccati, che cosa succede? Che devono trovare l'altra metà per ricomporre l'unità. E allora, però, appunto, dice... E se una delle due metà moriva e l'altra sopravviveva, quest'ultima cercava un'altra metà e le si annodava, sia che si incontrasse la metà di un'intera donna, ciò che ora chiamiamo donna, sia che incontrasse la metà di un uomo. E allora Zeus si impietosì ed escogitò un altro stratagemma: trasferì sul davanti le parti genitali. Pertanto ciascuno di noi, in quanto è stato tagliato come si fa con le sogliole, è la metà, il contrassegno di un singolo essere. E naturalmente ciascuno cerca il contrassegno di se stesso. Quindi qui l'idea di Platone, proprio la totale idiozia, ma insomma l'idea di Platone è che ciascuno cerca l'uguale, no? Per cui deve ricomporre l'unità. E allora il migliore degli amori proposto non è quello dell'uomo con la donna, ma è quello dell'uomo con l'uomo, perché le due donne sono ovviamente due esseri mancanti. Quindi la perfezione si ha tra uomo e uomo, non solo, ma tra l'uomo adulto e un giovincello, la pederastia appunto, non la, la pedofilia. Perché? Perché sapete bene che nella logica di Platone il filosofo è colui che deve poi governare. Quindi se si unisce con una donna, poi magari fa figli e quindi diciamo allontana l'attenzione dallo Stato e dalle cose politiche. Quindi meglio l'omosessuale come politico, perché almeno ha meno pensieri rispetto appunto alla sua attività. Dice:
appunto, sono migliori gli amori con i fanciulli, e sono proprio questi fanciulli i ragazzi migliori, perché sono per nature più virili. Sapete che ci fu poi una legge, Solone fece una legge addirittura, che dovette chiudere le palestre, perché i ragazzini venivano appunto sodomizzati dai maestri, e quindi questo, a un certo punto bisognò fare una legge per chiudere questi luoghi dove appunto i ragazzi venivano sodomizzati. C'è chi dice che sono degli svergognati, a torto, dato che seguono questo comportamento non già per impudicizia, ma per baldanza e virilità e mascolinità, agognando ciò che è simile a loro. Quindi è molto più nobile l'uomo che cerca l'uomo. Una prova decisiva è data dal fatto che solo costoro, divenuti adulti, si rivelano uomini adatti all'attività politica. Poi, arrivati alla piena maturità, amano i fanciulli e non si curano, almeno per istinto, del matrimonio o della procreazione dei figli, ma vi sono costretti dalle convenzioni. Essi però sarebbero contenti di vivere gli uni con gli altri senza sposarsi. Un tale individuo diventa comunque amante dei fanciulli. E poi prosegue il simposio ancora, e niente, vi volevo leggere soltanto un altro pezzettino in cui Alcibiade, che è il guerriero di cui appunto è innamorato di Socrate, no? E Socrate è innamorato a sua volta di lui. E Alcibiade dice: «Andavo molto fiero della mia bellezza, con queste intenzioni, mentre in precedenza non ero solito incontrarmi da solo a solo con lui e Socrate. Presi a congedare l'accompagnatore per stargli vicino da solo», quindi Alcibiade ci prova con Socrate. «Perché bisogna che vi confessi tutta la verità, ma voi state attenti, e se mento tu o Socrate, smaschera la mia menzogna. Dunque, amici miei, lo incontravo da solo a solo, e credevo che lui avrebbe attaccato subito coi discorsi che gli innamorati sono solito fare agli amanti, quando si trovano a tu per tu con loro, e ne gioivo. Però non accadde nulla di tutto questo. Ma dopo aver conversato come al solito con me per tutta la giornata, se ne andò. Dopo un po' lo invitai a fare ginnastica», abbiamo capito che... «e fece appunto ginnastica insieme a lui, sperando di raggiungere per questa via qualche risultato. Va avanti, insomma, lo invita a cena per tendergli un agguato, proprio come fanno gli innamorati con gli amanti. E neppure in questo caso mi diede retta sul momento, però dopo un po' si lasciò convincere. Allora si riposò nel letto che stava accanto al mio e sul quale aveva cenato». Vado avanti un pochino, e poi alla fine, ora non ho perso il segno, comunque alla fine succede che Alcibiade riesce finalmente a infilarsi sotto il mantello di Socrate e tutto contento passa la notte con lui. Quindi questo è uno dei grandi dialoghi di Platone. Quindi vediamo bene che appunto il filosofo per eccellenza del grande pensiero occidentale propone l'amore e la pederastia come il massimo dell'amore fra gli uomini. E poi, per esempio, invece Aristotele che cosa dice a proposito delle donne, delle femmine e dei maschi? Vi leggo ancora un altro pezzetto. «Il maschio apporta la forma e il principio del mutamento, la femmina il corpo e la materia, come nella cagliatura del latte il corpo è dato dal latte, mentre il succo di fico o il siero sono l'elemento che possiede il principio costitutivo, così è anche di ciò che, provenendo dal maschio, si suddivide nella femmina, quindi il seme del maschio è ciò che dà l'identità, la femmina invece è solo caglio, cioè sola materia». La femmina in quanto femmina è passiva, il maschio in quanto maschio attivo, e ciò da qui a principio la trasformazione. Quindi di nuovo, appunto, soltanto il maschio è ciò che dà identità all'essere umano. Se poi da questa unione nasce una femmina, allora innanzitutto si dice che la donna è come un uomo sterile. La femmina è infatti contraddistinta da una impotenza, non è in grado, a motivo della sua natura fredda, di operare la cozione del seme a partire dall'alimento ultimo, cioè o il sangue o l'elemento a questo analogo negli animali non sanguigni. Quindi la donna è fredda e quindi non è adatta. E poi il concepimento di una donna è il concepimento di un'anomalia, cioè il concepimento di un mostro, questo dice Aristotele. Quindi
Allora, questa razionalità filosofica è una razionalità che appunto fondamentalmente che annulla donna e bambino. Il paradosso qual è? Che appunto la cultura razionale e poi in particolar modo una cultura che in qualche modo nasce contro il pensiero religioso, che è la cultura di sinistra, ha cercato di controbattere a questo pensiero religioso dicendo che appunto la sessualità non è peccato, la sessualità va vissuta. Ma la sessualità che cos'è? La sessualità è un'animalità, un'istintività animale. E appunto il bambino e la donna sono animaletti, animaletti perversi, per cui poi arriviamo, e qui faccio un salto, ma vedo che il tempo appunto è quello che è, e arriviamo a quello che è il movimento del 68, ha alle sue spalle sia questi pensatori, sia questa concezione sia della sessualità che della che la donna e del bambino. Per cui liberarsi dalla razionalità significa dare libero sfogo agli istinti, dare libero sfogo all'animalità. E allora il bambino, essendo animale, è sessualità, e questo è l'assurdo, ed è la stessa, cioè per ribellarsi alla religione rifanno lo stesso pensiero del tipo dei religiosi. Per cui poi arriviamo nel 68 e abbiamo pensatori come Foucault, che appunto citava Gabriella prima, oppure Herbert Marcuse, il saggio sulla liberazione che nasce, che viene pubblicato proprio nel 68, per cui appunto l'identità è, la vera identità è l'istintività animale. E Foucault appunto di fronte alla domanda, ma insomma com'è possibile che si possa abusare di un bambino, risponde: il problema riguarda i bambini. Ci sono bambini che a 10 anni si gettano su un adulto, e allora ci sono bambini che acconsentono rapiti. Questo è il maestro del 68 e della sinistra, che si ribella appunto alla religione cattolica e all'autorità, al principio di autorità. Oppure Marcuse, e poi finisco con i miei librini, Marcuse che appunto esalta in tutto questo, il saggio sulla liberazione è tutta un'esaltazione degli istinti per una rilettura nicciana, no? Quindi gli istinti, l'animalità, bisogna liberarsi, basta non avere vergogna di noi stessi, basta con la morale, basta con la razionalità. E poi c'è appunto l'idea che questa liberazione può avvenire tranquillamente con le droghe e con le sostanze. Cioè l'idea è che i ribelli di oggigiorno vogliono vedere, udire, sentire cose nuove in un modo nuovo. Essi collegano la liberazione con la dissoluzione della percezione ordinaria e ordinata. Il trip, il viaggio con la droga, comporta la dissoluzione dell'ego formato dalla società stabilita, una dissoluzione artificiale di breve durata, ma la liberazione artificiale privata anticipa, sia pure in maniera distorta, un'esigenza di liberazione sociale. Quindi, no, la liberazione con le droghe anticipa una liberazione sociale. Quindi, insomma, che dire, è venuto il momento, il tempo che la cultura, in senso lato, in particolare una cultura di sinistra, faccia i conti con le proprie responsabilità, con le proprie complicità, con una retroterra culturale di pensiero che è di una violenza inaudita. E quindi forse la cosa da fare è di ripensare assolutamente l'identità dell'essere umano, e quindi ovviamente proporre un'idea di sessualità umana completamente diversa, fondata innanzitutto su due persone diverse e adulte, e quindi una visione nuova e diversa dell'infanzia e anche a questo punto anche della donna. Io mi fermo qua, grazie. Grazie Elisabetta. Tra l'altro, molti temi che hai tirato fuori, che c'è un libro sempre della casa editrice L'Asino d'Oro, no? Amore senza bugie, che comunque tratta questi temi in età adulta, fa tutto un percorso storico e filosofico.
Comunque, torniamo al nostro libro e torniamo però all'attualità. Abbiamo sentito il percorso storico, il percorso filosofico, e adesso tocca ai giorni nostri. Insomma, Federico ha scritto questo e non solo questo libro, secondo me con grandi difficoltà, nel senso che la Santa Sede ce l'abbiamo proprio vicina a noi, ce l'abbiamo in Italia. Se avessero lasciato il Papa ad Avignone saremmo stati tutti contenti, adesso abbiamo Ranier, facevamo avanti e indietro con pochi spiccioli, invece ce l'abbiamo qui. E il pensiero, la cultura, e mi riallaccio un po' a questo, ha sicuramente nascosto molte cose di ciò che avviene nella Santa Sede e come interpreta, insomma, la Santa Sede. C'è nella tua introduzione anche questa domanda che ti fa un giornalista e ti dice: ma come mai del tuo libro non se ne parla? Ecco, è bene parlarne, è bene diffondere quello che hai raccolto qui e la tua visione da giornalista e non solo, in un momento in cui queste cose sì, stanno uscendo piano piano, però c'è sempre una sorta di silenzio. Quindi mi chiedo innanzitutto la tua esperienza da giornalista e da scrittore di questo libro. Questo è Chiesa e pedofilia, il caso italiano, ma c'è anche un altro titolo, Chiesa e pedofilia, che guarda in maniera più generale ai casi. Ecco, in Italia i casi, il caso italiano, perché il caso italiano, se ce ne sono molti che magari noi non conosciamo perché l'informazione non ci è arrivata e magari si è messa subito a tacere, che cosa hai scoperto tu di nuovo? Naturalmente anche partendo da quello che ci hai detto, che è quello del caso dell'ONU eclatante, di cui non si è parlato, pressoché niente, in Italia. Sì, dunque, allora, vediamo come la posso mettere, perché il mio lavoro in questo secondo libro in che cosa consiste? Forse ecco, la cosa più importante è stata quella di mettere insieme, cioè di fare una ricostruzione giornalistica, non sono uno storico, comunque a partire dai fatti di cronaca andare a vedere quanto e come è diffusa in Italia questo crimine. Quindi io ho dato un quadro d'insieme del fenomeno che i media invece raccontano in maniera piuttosto così, diciamo, vaga quando lo raccontano, appunto. E quindi mi metto dalla parte del lettore, del cittadino che sì, un giorno sente di una notizia molto grave, poi per 10 giorni non succede più nulla, poi ne legge una da un'altra parte riguardo sempre lo stesso argomento, ma difficilmente viene messa nelle condizioni di come dire, di fare un lavoro di raccordo tra le due cose. Un fatto avvenuto nella parrocchia X di Roma, il fatto avvenuto nella parrocchia Y di Roma, poi dopo una settimana, dopo un mese, nella stessa parrocchia del primo fatto esce fuori una seconda denuncia. Ecco, raramente la stampa mette insieme queste cose. Io diciamo, ho usato il libro per fare quello che padre Lombardi nella famosa intervista di 7 secondi mi dice che non c'è bisogno, cioè di andare a fare un'indagine appunto sulla mappatura del fenomeno della pedofilia clericale in Italia. L'ho fatta semplicemente sfogliando da una parte, sfogliando i giornali, poi chiaramente per l'attualità, dopodiché esistono degli archivi che, insomma, altri libri eccetera eccetera, insomma ho fatto un lavoro, diciamo così, di rammendo. Quindi di difficoltà non posso dire che ce ne sia stata, insomma, cioè non è stato difficile fare questo lavoro. Ho fatto una battuta altrove, per cui una grande mano me l'ha data la Santa Sede col suo sito, che è una miniera d'oro per quanto riguarda queste notizie, e probabilmente loro non se ne rendono conto di quanto di quello che c'è scritto là sopra e di come soprattutto siano stati totalmente incapaci di gestire la cosa.
Chiudo ricitando un'altra questione che riguarda l'ONU, cioè che ha messo in sul tavolo l'ONU, ed è molto più recente di quella di cui ho parlato io. Cioè il 5 febbraio ha chiuso il lavoro il Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 5 febbraio 2014, dunque intorno al 26 maggio, quindi tre settimane fa, si è riunita un altro comitato dell'ONU che ha di nuovo messo sul banco degli accusati la Santa Sede, ed era il comitato ONU contro la tortura. C'era tra le tante denunce che sono arrivate appunto nei confronti della Santa Sede, c'era la stessa denuncia che le vittime avevano fatto al precedente comitato, rientrava per certi parametri anche sotto il controllo di quest'altra commissione. E secondo me, ecco, la cosa che una delle cose che mi ha più colpito era questa qui, cioè che l'ONU, di nuovo come ha fatto già a febbraio, intima alla Santa Sede, chiede alla Santa Sede di rendere noti i nomi dei sacerdoti che negli anni l'ex Sant'Uffizio, la Congregazione per la Dottrina della Fede che ha citato prima Gabriella e che è stata guidata da Ratzinger per 22 anni fino al 2005, rendere noti i nomi dei sacerdoti che la Santa Sede ha giudicato, tra virgolette, colpevoli del peccato, questo è certo, del peccato di atto sessuale, tra l'altro, con un minore, perché questi nomi non li conosce nessuno se non appunto la Congregazione per la Dottrina della Fede, e quindi non si sa. Poi l'ONU, la Santa Sede, per difendersi dalle accuse dell'ONU di febbraio, che ha fatto, cioè, ma Joseph Ratzinger, solo lui ha spretato circa 450 sacerdoti colpevoli di questo peccato. Bene, l'ONU gli ha detto, diteci i nomi, chi sono queste persone, dove stanno soprattutto? Cioè, per loro era un motivo di per la Chiesa, dicevano, noi abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo anche spretato dei pedofili, bene, ci sono 450 pedofili, bene, insomma 450 pedofili in giro per il mondo, e la Santa Sede si rifiuta di dire i nomi, cioè di dire dove sono, chi sono e dove stanno. È una sorta di atteggiamento protettivo dei propri adepti, cioè nel senso è un qualcosa di terribile, cosa che è avvenuta anche per, cioè siamo a Firenze e forse parlare di Don Cantini, sì, esatto. È necessario, è uno dei casi, no? che tu tratti anche nel libro. Cioè, ovvero un atteggiamento così nel far passare tutto sotto silenzio. Quando poi, e qui magari entrerà anche in campo Francesco Dell'Olio, entra in campo la magistratura, ovvero entra in campo la legge, entra in campo le regole di questo paese, che in qualche maniera sfaldano questo silenzio, perché ci sono dei testimoni che hanno reagito a queste violenze, che hanno testimoniato, che hanno denunciato, che hanno sbattuto contro il muro di gomma dei vescovi, delle persone della Santa Sede, che in qualche maniera hanno protetto i loro preti, che si sono, insomma, che hanno commesso questi crimini. E la magistratura in questo caso, ecco, mi domando come si muove, cioè quali poteri può avere, perché stiamo parlando di un altro Stato, stiamo parlando probabilmente anche di altre leggi. E quindi come entra all'interno di questa matassa, insomma? Sì, buonasera. Dunque, giuro che risponderò senz'altro alla tua domanda, però prima devo dire necessariamente, perché veramente mi sembra assolutamente doveroso, due parole sul, proprio più in generale, sul libro di Federico, che mi hanno particolarmente colpito. E cioè che
qui parlo naturalmente come un privato cittadino, dopo eventualmente mi consentirete di rimettermi un attimo per un momento sulla spalla la toga e parleremo di queste questioni processuali eccetera eccetera. Però una cosa la voglio dire, che è questa: guardate che il libro di Federico è tutt'altro che una magnifica inchiesta giornalistica, tutt'altro che una raccolta e una, come dire, un collage di casi, di paziente lavoro, di recupero di informazioni e quindi di offerta di questi fatti alla lettura dei più. È molto di più, e ce ne rendiamo subito conto da due cose. Uno, perché su quello che vi dirò è la mia reazione, i miei pensieri alla lettura del libro. Due, ma ve ne rendete conto subito stasera dalla, come dire, dall'apporto che c'è stato prima da parte di Maria Gabriella Gatti e poi di Elisabetta Malfitano. Cioè, nel presentare questo libro sono stati affrontati dei temi colossali, cioè è stata affrontata la storia dell'umanità, e noi ci siamo ritrovati in maniera assolutamente spontanea a ridere di quello che diceva Platone. Ma vi rendete un attimo conto? Cioè, Platone è forse il più grande, almeno così cosiddetto, più grande filosofo, no, di tutta la storia. Noi ne stavamo ridendo di cuore, perché in effetti sembrava una cosa detta da un povero deficiente, una cosa allucinante. Quindi già questo ci deve mettere in sospetto sugli effetti collaterali del libro di Federico. Ma quello che volevo dire è anche i pensieri che sono venuti a me, e lo dico proprio brevemente. Il libro di Federico ha tre letture, ha tre livelli di lettura. Un primo livello è quello, diciamo, dell'affrontare il tema della pedofilia nella Chiesa. E guardate che già vi faccio presente che l'uso del termine Chiesa non è affatto indifferente. Tanto è vero che probabilmente avrete sentito che stasera si sono alternati due termini, Chiesa e Santa Sede, Chiesa e Santa Sede, Vaticano. Guardate che sono tre cose completamente diverse. Il Vaticano, o Stato della Città del Vaticano, è lo Stato, quindi l'Italia, no? La Russia, eccetera, eccetera. La Santa Sede è il governo, no? La presidenza del Consiglio dei Ministri, Renzi, no? La Chiesa è la società degli uomini che si riconoscono in quella fede religiosa, è la comunità. Quindi, quando Federico mette questo titolo, Chiesa e pedofilia, avrebbe potuto mettere Santa Sede, Vaticano, clero. Poteva benissimo intitolarlo Clero e pedofilia. Lo intitola Chiesa. Secondo me questo fatto ha un'incidenza importantissima e si va a ricollegare col discorso culturale che faceva Elisabetta e Maria Gabriella. Quindi questo è il secondo livello di lettura, cioè il discorso di, come dire, andare a censurare, a rifiutare quello che sembra essere un discorso di carattere culturale connaturato a questo particolare tipo di comunità, connaturato. E quindi ecco dov'è che mi permetto di dire quest'ulteriore cosa, ripeto, come privato cittadino, perché non lo posso dire come magistrato, altrimenti mi cacciano subito. Qual è il discorso? In questo mi riaggancio a quello che diceva Maria Gabriella Gatti. Voi sapete che in genere, per determinate tipologie di delitti, si dice che il criminale si sceglie il lavoro. Se io devo fare il truffatore, va bene, a che serve che mi metto a fare il giardiniere? Non serve a niente. Se devo fare il truffatore, è meglio che mi metto a fare l'intermediatore, o finanziario, o immobiliare, no? Ho molte più chance. Se devo fare il pedofilo, no?
che mi metto a fare? Scegliamo i mestieri: l'istruttore sportivo, l'istitutore, il maestro, tutta questa roba qua, oppure il prete. Però, siccome i casi di pedofilia nella scuola, qualcuno ce n'è stato, lo sappiamo, ma insomma sono limitatissimi rispetto a quelli che ci sono nella chiesa, i casi di pedofilia nello sport del pari sono scarsissimi, insomma non mi risulta che ci sia un libro Baseball e pedofilia, insomma, no, non c'è. Perché tanti invece nella chiesa? Perché questo numero esagerato? Perché così presente nella storia? Non è una cosa di ultimi 30 anni, 40 anni, 50 anni. È una storia di 10 secoli, di 15 secoli. Domanda: ma allora non sarà che nel caso del clero non è che ci partono pedofili, ma ci diventano? Cioè, non sarà che è quel tipo di pensiero che assimilano, che abbracciano, che divulgano, che li fa diventare pedofili? Quindi a questo punto il privato cittadino smette di essere privato cittadino e si riveste dei panni del magistrato, non prima di aver detto però un'altra cosa del libro di Federico, che mette in evidenza anche un fortissimo tasso di incoerenza negli atti e nei fatti, questa volta sì, della Santa Sede, del Vaticano, dei suoi rappresentanti più alti, della alta gerarchia ecclesiastica, nei confronti di questa situazione. Cioè, è inutile che, si voglia giustificare un atteggiamento di copertura con la propria ideologia, no? Cioè, noi non è che ci occupiamo del corpo, del comportamento del re, noi ci occupiamo dell'anima, per cui quello è un peccatore, lui si confessa, io prendo la confessione, benissimo, lo assolvo, gli do la penitenza, è finita con buona pace. Questo sarebbe un discorso accettabile se noi non ci ricordassimo che il 22 o il 23 ottobre del 1867 Pio IX emise l'ultima condanna a morte nei confronti di un certo Monti e di un certo Tognetti. 1867, cioè 3 anni prima della caduta del potere temporale. Il potere temporale che il papato ha detenuto per 2000 anni. Allora, scusate, abbiate pazienza, ma a chi lo venite a raccontare? Cioè, oggi si vuole, parla sempre il privato cittadino, oggi si vuole dire: noi non possiamo consegnarvi i nomi, non possiamo consegnare al braccio secolare i nominativi e i corpi dei peccatori. Ma come? Ma se l'avete messi a morte per molto meno, per 2000 anni, oggi non li potete consegnare? Via il privato cittadino, ecco il magistrato. Il discorso della difficoltà è ovviamente legato a questo. Innanzitutto facciamo una precisazione: il problema della extraterritorialità è un falso problema, nel senso che si pone nei confronti dei cittadini dello Stato della Città del Vaticano, che sono 900, 800, no? Quelli là. Quindi è ovvio che se qualcuno commette un reato a Roma o dove sia ed è cittadino dello Stato Città del Vaticano, si può eventualmente aprire un discorso di diplomazia, di problemi, di rogatori, eccetera. Ma il semplice appartenente al clero, il prete, la suora, la monaca, il frate, quello che volete, non è cittadino dello Stato del Vaticano. Quindi se commette un reato è perseguibile esattamente come qualsiasi altro cittadino. Il problema naturalmente qual è? Non è un problema di carattere procedurale, diventa un problema di carattere probatorio. Qui ci si scontra fortemente con l'atteggiamento che è stato definito omertoso. Però guardate che anche qui il termine è sbagliato, perché l'omertà, è un termine che indica un'attività
certamente negativa, ma legata alla risposta che una popolazione, un villaggio, una situazione locale dà rispetto ad una situazione criminale presente e, come dire, connaturata, innervata con il territorio e la popolazione stessa. L'esempio più classico, il classico della mafia, no? La mafia si poggia sull'omertà, eccetera, eccetera. Omertà che peraltro, come dire, in parte può essere spontanea, ma in larghissima parte è indotta, no? Nel caso invece di vescovi, come dire, superiori gerarchici che occultano, che nascondono, che omettono, signori, non dobbiamo usare il termine omertà. C'è un bellissimo articolo 378 del codice penale che parla di favoreggiamento. Chiunque aiuta taluno ad eludere le investigazioni della verità è punito con la pena da A. Quindi voglio dire, ovviamente fatta salva tutto l'aspetto di carattere culturale, morale, perché non ci sarebbe neanche bisogno, come dire, sarebbe auspicabile non dover arrivare a giudicare i comportamenti sulla base del codice penale. Sarebbe auspicabile che chi si veste di un'autorità e chi cerca in tutti i modi poi di proporsi come un educatore, beh, non dovrebbe essere giudicato o farsi giudicare sulla base del codice penale. Ci dovrebbe essere un comportamento a monte che impedisce di arrivare. Se arriviamo a dire che questo tipo di atteggiamento integra, e secondo me in casi specifici, non in assoluto ovviamente Federico, ma in casi specifici benissimo può integrare il reato di favoreggiamento, ecco che la risposta ve l'ho data. Quindi siamo in un ambito di natura probatoria, difficoltà quindi ad avere aiuto, collaborazione, dati, notizie da parte di chi invece dovrebbe fornirli con entusiasmo, dovrebbe fornirli immediatamente. Tra l'altro pensavo, ma questo discorso di occultare, di stendere questo velo in modo che la cosa non si sappia e non possa gettare discredito sull'istituzione, ha invece, a mio avviso, ma nel libro viene fuori chiarissimo, ha sortito l'effetto esattamente opposto, perché credo che forse un atteggiamento di grande pulizia, di grande collaborazione sarebbe stato forse negativo sul momento, ma alla lunga avrebbe, come dire, salvato l'idea. Oggi invece noi abbiamo la riprova che è proprio l'idea che è sbagliata, è proprio questa, come dire, questa enorme bugia, questa storia che è stata raccontata mentendo, sapendo di mentire per 2000 anni. Ecco che secondo me il pregio del libro è in fondo proprio questo, quello di aprire gli occhi. Andrebbe presentato, Federico, non nei libri, andrebbe presentato nelle scuole, andrebbe presentato nelle scuole, non te lo faranno presentare mai, ma andrebbe presentato lì, perché è quello che potrebbe aprire gli occhi all'altra parte che a volte tituba, che non ce la fa, che si sente isolata, che è la famiglia. Perché voi immaginate, io l'ho visto, ho trattato pochi casi, devo dire, perché è una materia che, dalla quale insomma non ho mai avuto, cioè non mi piace trattarla, però mi sono capitati dei casi. Vi posso garantire che le famiglie sono in uno stato confusionale assoluto, perché non sanno dove dirigersi, il colpo gli arriva magari più delle volte dove meno se l'aspettano, per cui sono disperati, sono persi, sono confusi, e quindi loro stessi non sono in grado poi di fornire una collaborazione completa, d'accordo? Quindi questo discorso, a mio avviso, questo libro ha questo grandissimo pregio: aprire definitivamente gli occhi, aprire gli occhi su questa storia, su questa teoria, ritorno a far privato cittadino, cristiana, ma forse sarebbe più il caso di dire questa ideologia religiosa, micidiale, e di consentirci, riallacciandosi a quello che il discorso che faceva Elisabetta, consentirci invece di cercare di guardare un pochino
più avanti, un pochino più serenamente, la boccata d'aria pura, qualcuno diceva, un discorso di una visione dell'essere umano un pochino più, no, reale, più concreta, più serena, no? Meno, anche meno sporca di come ce l'hanno voluta propugnare per tanto tempo. Grazie a tutti. Io non so se vogliamo, se avete qualche domanda, se no diciamo che andiamo al termine di questa nostra presentazione, è durata tanto. Abbiamo fatto parlare poco Federico, ma credo che il suo libro, insomma, ci dica molto, quindi avete un compito, quello di leggerlo e di divulgarlo, perché poi alla fine dobbiamo utilizzare anche i loro mezzi, no? Diffondete il verbo e facciamo in modo che comunque si possa realmente aprire gli occhi su delle situazioni e soprattutto capire che cosa è successo. Grazie di essere stati qui, ringraziamo sempre la casa editrice L'Asino d'Oro, Federico e tutti i presenti. Buonasera a tutti e naturalmente leggete il libro, potete acquistarlo, Federico è qui. Ciao.
Thank you.